Buon venerdì amici di Chef in Cucina, bentornati all'appuntamento con le nostre ricette vegane e vegetariane create dalla nostra chef del ristorante Sesamo Nero di Pescara, Letizia Monaco. Ciao, ben rivista a tutti. Allora Letizia, è un piacere ritrovarti. Come ogni venerdì noi prepariamo ricette vegane e vegetariane per i nostri amici telespettatori che hanno abbracciato questa filosofia di vita, ma anche per chi apprezza tantissimo le verdure come la sottoscritta, che è onnivora ma mangia praticamente tutto ed ho una grande passione per le verdure. E devo dire che da quando conosco la nostra chef Letizia Monaco ho veramente imparato quei piccoli segreti che in cucina fanno la differenza. Oggi proviamo una cosa un po' particolare. Sì. Vegana. Si accompagna bene la carne, sai? Dai. Sì. Bene, beh, vedi la nostra chef come ci dà certe dritte. Allora, oggi facciamo una caponata di mele, quindi diciamo la versione invernale della caponata di melanzane che facciamo in estate di solito. Cioè, come una cosa particolarissima, perché comunque le mele sono dolci, invece noi quest'oggi le prepareremo in una versione salata, quindi praticamente come contorno, giusto? Sì, però la caponata è comunque un piatto agrodolce, quindi la mela dolce ci sta bene. Ecco, chiaramente ci scegliamo il tipo di mela che magari più preferiamo, noi usiamo una Fuji, se preferiamo una acidità più spiccata magari scegliamo altro. La Fuji devo dire che è la mia preferita, quindi ci dicevi, questa ricetta è perfetta anche in abbinamento con la carne, quindi possiamo utilizzarla anche come contorno. Ecco, sì, è un contorno abbastanza ricco, con insomma un sapore molto particolare, quindi secondo me se ne mangia comunque poco e va abbinato bene, insomma. Perfetto, dai, allora iniziamo. Innanzitutto facciamo un breve riepilogo degli ingredienti. Allora, abbiamo innanzitutto delle mele, sedano, scegliamo il cuore, cipolla, delle olive in salamoia, dei capperi sotto sale che abbiamo già sciacquato bene, della salsa di pomodoro, dello zucchero e dell'aceto. E dell'olio, chiaramente. Ingredienti semplicissimi. Semplicissimi. Sono poi gli stessi della caponata di melanzane, insomma. Sì, infatti. Sostituiamo le melanzane con la mela. Sì. Che bello. Iniziamo. Prendiamo la nostra cipolla. Sì. E ce l'affettiamo. Siamo ancora in inverno, Letizia, ma oggi c'è una splendida giornata di sole. Che ci fa pensare alla primavera, in realtà sono quelle giornate che ti fanno illudere. Fanno illudere, sì. E basta. Decisamente. Allora, li tagliamo in maniera un pochino grossolana, nel senso che si deve sentire sia il sedano sia la cipolla. Ok. Mettiamo l'olio in padella. Un filo d'olio in padella antiaderente. Quindi cipolla e sedano insieme, tagliate grossolanamente. Ecco, sì. Per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento, stiamo realizzando una ricetta vegana che è una caponata di mele, una caponata praticamente invernale possiamo chiamarla. Sì. Ecco, ricordo che tutti gli ingredienti sono in grafica con le relative dosi, quindi prestate attenzione oppure rivedete la nostra puntata su YouTube in modo che potete segnarvi tutti gli ingredienti con precisione e rifare questa ricetta a casa. Allora, noi aggiungiamo un pochino d'acqua perché deve rimanere morbido queste verdurine, cioè non devono bruciacchiare per capirci. Quindi le facciamo andare per un pochino fin quando le cipolle non diventano trasparenti, però devono comunque restare sode, ecco, non devono smollacciarsi per capirci. Questa è una ricetta vegana, Letizia, perfetta come contorno, però insomma anche per chi vuole mangiare qualcosa di leggero, insomma sì, è anche molto gustosa. Sì. Oddio, c'è la mela fritta, però voglio dire. Vabbè, se mangiamo solo questo, alla fine. Certamente. Ce lo possiamo anche concedere. È un piatto diciamo anche molto comodo perché si prepara in anticipo, l'ideale è mangiarlo a temperatura ambiente. Bene. Quindi lo facciamo prima, ce lo teniamo e... Quindi non deve essere necessariamente caldo. Non deve essere caldo. Ah, non deve essere caldo. Comunque c'è l'aceto. Ah, ok, quindi ok. Anche no. Allora, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro. Sì. Quindi la mela deve essere fritta. Allora, la mela deve essere fritta. La laviamo bene, conserviamo la buccia, la tagliamo a tocchi, non tanto piccoli. Ok. E la friggiamo. Quindi il risultato è questo. Il risultato è questo. Che bella, quindi una frittura dolce o a temperatura forte? Diciamo media temperatura, media nel temperatura. Senso che si deve cuocere, non si deve sfaldare, non si deve bruciare. Che bella, ha un profumo.
Ecco, quando sono arrivata ho chiesto alla nostra chef, si sente un profumo incredibile, cos'è? Lei mi ha detto, ah, non so, ecco, era la mela, te lo posso dire. Era lei? Sì, profumatissima. Anche perché sì, l'avevo appena cotta, quindi probabilmente sì, era davvero lei. Sì, 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 profumatissima. Allora, a questo punto che facciamo? Aggiungiamo un po' di olive, ce le tagliamo a rondelle. Capperi che abbiamo dissalato, dovremmo aspettare che è ben cotto il pomodoro o aggiungere già polpa cotta, diciamo. Okay. Ok, e a questo punto aggiungiamo le nostre mele. Quindi ci siamo praticamente. Praticamente ci siamo, dobbiamo aggiungere aceto e zucchero. Ok, a fuoco spento? No? No, perché facciamo un po' evaporare l'aceto. Ok, allora. Ecco l'aceto. Perché ricordiamo è un piatto agrodolce, sì. Quindi sia aceto che zucchero. Io adoro l'agrodolce. Anch'io. A me piace tantissimo. Anche se in realtà lo riesco a mangiare in piccole quantità, cioè per me un po' mi stanca, se devo essere sincera. Io le piccole quantità non le conosco. Non le conosci, non le frequenti, non sono di casa. No. E quindi no, quando una cosa mi piace in realtà potrei mangiarla ad oltranza, non ho questo problema. E non c'è niente che ti stufi? Cioè un sapore che magari è un po' particolare, che in eccesso no, di... No, ci sono delle cose che non mi piacciono proprio e quindi non riesco proprio a mangiarle. Sì, allora, ci sono delle cose che mi disturbano e sono effettivamente i grassi animali. Ti faccio un esempio. So che non è... Il lardo, non che è cos'è? Non è il contesto proprio più giusto, però stavo tostando il bacon ed è buonissimo tostato, no? Però dopo un po' riesco a mangiare una fettina o due, poi effettivamente... Okay. Quel sapore tende a disturbare e quindi in quel caso sì, però questo non mi succede, non mi accade con le verdure in nessun modo. Ok, allora praticamente noi qui ci siamo, aspettiamo qualche minuto insomma che l'aceto, che lo zucchero si sciolga, si amalgami bene con l'aceto e facciamo raffreddare quello decisamente. Per il resto è un piatto abbastanza veloce, come abbiamo visto. Ed eccolo, ce l'abbiamo già pronto, è perfetto. Quindi sì. Sì, sì. Già pronto, già raffreddato, quindi questa è proprio la consistenza che deve avere. È la consistenza che deve avere, sì. Bene, Letizia, ci siamo praticamente. Wow, che piatto veloce. Poi caponata invernale di mele, un piatto veramente originale. Un'idea in più per i nostri contorni e anche per chi volesse mangiarlo come piatto unico, perché insomma è anche bello sostanzioso visto che le nostre mele sono fritte. Potremmo farlo anche con i carciofi nella versione invernale. Ah, ok. Sempre con i carciofi fritti. Sempre con i carciofi fritti. Senti, ma una mia curiosità, e se volessimo renderlo più leggero, le mele potremmo inserirle magari cotte al forno? Che dici? Secondo me potremmo anche provare a cuocerle in padella. Direttamente in padella. Facendo attenzione a mantenerle sode. Ok, quindi magari tendono a rimanere un pochino più croccanti. Sì, anche perché però... comunque è molto condito come piatto, quindi si può alleggerire decisamente. Benissimo. Allora, grazie Letizia. Grazie a te. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani sempre su Rete 8 con le nostre ricette senza glutine. A domani. Ciao. I legumi sono ricchi di lisina, un aminoacido importante nell'avere alto livello delle difese immunitarie, nell'avere la pelle e le unghie belle, ma lì mancano altri due aminoacidi essenziali che stanno nei cereali. Il collegamento di legumi con i cereali è un misto perfetto di dare al nostro corpo tutto quello di cui ha bisogno.